Buonasera a tutti, qui Irene Catarella e la ripresa Maria Concetta Giulla. Iniziamo questo iter tra le Madonne e le chiese della nostra Cammarata. Dove siamo? Siamo nella rettoria della Madonna del Barone, in via Madonna del Barone, accanto a Piazza Marrelli, chiesetta che dipende da San Vito. E siamo con Padre Vincenzo Lamendola, che sarà il nostro esperto di tutte queste puntate che vogliamo dedicare a tutte quelle che sono le Madonne, i crocifissi, le chiese dei nostri paesi, per fare memoria, tradizione, sia per i grandi che per le nuove generazioni. Allora, Padre Vincenzo, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Ricordo che è un redentorista, quindi un ligurino, e che sta a Roma, però è sempre legato al paese e alle tradizioni. E lo scopriremo anche in veste poetica, perché tanta è la sua devozione per le Madonne, perché alla quale ha dedicato anche dei versi. Ma con calma, iniziamo. Iniziamo, dici l'origine di questa bellissima chiesetta. Allora, questa chiesa della Madonna del Barone era una cappella gentilizia, una cappella attigua al palazzo baronale dei Coffari. Questo palazzo baronale comprendeva praticamente mezzo quartiere, perché cominciava, lo dico in dialetto siciliano, da sul Taupato di Coffari, dove c'è l'ingresso principale di Palazzo Coffari, e attraverso le vie dietro questa chiesa si ricongiungeva alla chiesa, quindi il palazzo comprendeva tutte le case adesso abitate o purtroppo chiuse di questa parte del centro storico. E questa era la cappella dei baroni Coffari, che oltre ad essere una cappella gentilizia, era anche un oratorio semipubblico, perché ci si facevano le funzioni religiose per la famiglia baronale, per la servitù, e poi aperte anche alla gente del vicinato. Sicuramente questa chiesa all'origine possiamo collocarla cronologicamente agli inizi del Settecento, quando questo quartiere cominciò a strutturarsi, perché fino a quell'epoca ancora questo era un quartiere, diciamo, di periferia, in quanto il centro del paese era tutto nella parte bassa, A Chiazza. ruotava intorno alla piazza, alla Matrice, eccetera. Quindi qua già cominciava a essere periferia, tant'è vero che fu fatta la vicaria curata di San Vito, dove si amministravano i sacramenti come in Matrice e sempre dopo la Matrice, perché gli abitanti di questa parte alta, che nel Settecento cominciò ad espandersi, non potevano raggiungere la parte bassa per i disagi, per l'inverno, per le strade, perché Cammarata era tutta a scale, Tutta insomma, pennini ecco, e tutta pendini e canali montati, montati. quindi tutti i problemi logistici che hanno consentito, possiamo dire così con una metafora buona, hanno consentito il Provvidenzialmente, funzionamento di questa chiesa parrocchiale. Quindi qui c'era il palazzo dei Coffari e questa era la loro chiesa. Sicuramente si tratta del Settecento, primo Settecento, al massimo potremmo datarla agli ultimissimi del Seicento, ma secondo me è più corretto dire primi del Settecento, perché in archivio ho trovato io dei documenti in cui si parla dei deputati di questa chiesa che ogni anno venivano tirati a sorte o eletti dal clero di San Vito perché si occupassero di questa chiesa. Ed erano due laici, due signori che curavano il culto della Madonna, che provvedevano alle riparazioni e che gestivano le rendite che questa chiesa poteva avere. Certamente, se già due persone esterne erano state deputate alla cura di questa chiesa, vuol dire che la chiesa già cominciava ad avere un'importanza a livello pubblico, quindi coinvolgeva questo Certo, anche quartiere, i laici. e non dipendeva più solamente dalla famiglia baronale. Quindi c'è una committenza dell'edificio sacro legata alla famiglia baronale, ma poi c'è una trasmissione della devozione legata a una famiglia specifica invece al popolo, che prima sicuramente doveva essere quasi tutto dipendente dalla famiglia baronale, quindi i Ovviamente. servi, i mezzadri della campagna, gli artigiani legati al palazzo, la servitù interna, poi le famiglie erano patriarcali, quindi già bastava la famiglia intera per riempire questa piccola chiesa, che sicuramente è stata nel tempo ingrandita, allargata. Adesso è Poi faremo una difficile panoramica sulla risalire chiesa. poi a tutte le fasi perché bisognerebbe fare uno scostamento, un restauro. Comunque siamo nel Settecento
e la famiglia Coffari nell'Ottocento fa le corone alla Madonna. Adesso non ci sono più perché dopo il restauro conservativo che abbiamo fatto, le due corone metalliche sono state conservate nell'archivio parrocchiale, ma aveva due corone d'argento, infatti hanno bene annerite, che aveva fatto proprio il barone Coffari, sia alla Madonna sia al bambino Gesù. Quando la famiglia Coffari cominciò, diciamo, a diminuire sia nella sua importanza sia numericamente, e quindi quando cominciò a vendere tutte le case attigue e quindi a staccare il proprio palazzo dalla chiesa, la chiesa passò in mano alla gente del quartiere. Ma siccome era fatiscente, quindi parliamo della fine dell'Ottocento già, venne adibita a magazzino, gli si conservava la legna, la paglia, i vicini, ognuno c'aveva il suo piccolo. Era consacrata? Sì, era consacrata, ma era, diciamo, non adibita più al culto, sì. Finché non venne fatto rettore di questa chiesa padre Gian Domenico Maida. Gian Domenico Maida, che è un agostiniano scalzo, anzi l'ultimo agostiniano scalzo del convento di Cammarata, il quale abitava nella casa contigua a questa chiesa, uscendo sulla sinistra. Lì la famiglia Maida aveva questa casa, e ancora è loro proprietà, aveva questa casa e ci abitava questo frate agostiniano che dopo la soppressione degli ordini religiosi si ritirò in famiglia, serviva la parrocchia di San Vito come amministratore e fu fatto cappellano della Madonna del Barone, della chiesetta di Sant'Eligio, della Madonna dell'Indirizzo, di Sant'Orsola e di Sant'Agostino. Aveva queste cinque chiese succursali, per cui nella vecchiaia, sto parlando dopo il 1915, cioè quattro anni prima della morte, dopo la vecchiaia si ritirò completamente in famiglia perché ormai era infermo, era vecchio, e dalla chiesa di Sant'Agostino, che cominciava a essere fatiscente, portò in questa chiesa questa tema. Ecco, allora, la Madonna del Barone, proprio come epiteto, racchiude ancora, come dicevi tu, questa origine baronale gentilizia, vuol dire aristocratica, nobile. Allora, e il punto, diciamo, la punta di diamante di questa chiesa è proprio questa bellissima tela a cui tu poi leggeremo in